proprietà, sostengono i lavoratori, deve mettere per iscritto quanto affermato al MISE ieri, la revoca della delocalizzazione in Polonia. La Santa Maria di Sala, soddisfazione anche del senatore veneziano del PD Andrea Ferrazzi, che però avverte: partita ancora non finita, bisogna continuare a presidiare lo stabilimento. E lunedì sarà il giorno di svolta anche per le 300 famiglie dell'ex Alcoa, ora Slim Fusina Rolling, con i dipendenti a casa dal giorno dell'incendio del 27 dicembre scorso. Dopo l'epifania, Omicron dilaga, complici le festività, in vista della riapertura delle scuole, il presidente Zaia preme sul CTS per un parere scientifico chiaro e definitivo. E a causa della forte diffusione del contagio, i ricoveri continuano ad aumentare anche nel territorio dell'USL 3 Serenissima. Ieri i nuovi positivi sono stati più di 2.300. Rincari energia elettrica, quest'anno le imprese venete pagheranno quasi 4 miliardi in più, a dirlo uno studio della CGIA di Mestre. Parla la mamma del piccolo Mattia, 12 anni, di Concordia Sagittaria, premiato da Mattarella per l'aiuto che dà al papà malato di Alzheimer. La nostra storia, dice, in aiuto di altre famiglie. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. Apriamo dunque con la svolta nella vicenda della Speed Line di Santa Maria di Sala, la revoca della delocalizzazione in Polonia, arrivata ieri, ma prosegue il presidio dei lavoratori. La proprietà, sostengono, deve mettere per iscritto quanto affermato al MISE. L'annuncio di revoca della chiusura della Speed Line di Santa Maria di Sala da parte della multinazionale svizzera Ronal è una boccata d'ossigeno per i circa 600 lavoratori diretti, più almeno altri 200 dell'indotto, che si trovano in presidio permanente alle porte dello stabilimento. Lunedì i dipendenti parteciperanno ad un'assemblea in cui saranno illustrati i dettagli dell'incontro convocato dal MISE venerdì. Chiederemo ai lavoratori come proseguire con il nostro presidio. Naturalmente sarà tutto legato, come detto prima, alla firma di quel verbale che dovrebbe essere depositato al MISE, e da quel momento lanceremo la nostra Speed Line del futuro. Disegnare la Speed Line del futuro è il secondo tempo di questa difficile partita, ma se non altro anche la proprietà ha accettato la sfida di continuare la sua esperienza nel veneziano. La partita è ancora aperta, c'è da giocare ancora molte carte, però partiamo già con un stato d'animo diverso. Io sono qui dal 1985, quindi... È cambiato molto da allora. È cambiato molto, tantissimo. Ci sono state anche delle varie crisi, sono sempre state superate ampiamente. Soltanto da pochi mesi sono stato assunto fisso, infatti ero molto triste. Cioè, sono passato, diciamo, dalle stelle alle stalle in poco tempo. L'alleanza tra forze politiche del territorio, sindacati, Confindustria, alte gerarchie ecclesiali, tutte schierate l'una di fianco all'altra, rappresenta uno dei fattori che si stanno rivelando decisivi in questa vicenda, così come una solidarietà arrivata a 360 gradi. Il territorio ha risposto in maniera eccezionale. Qua al presidio passava la gente comune, ci portava da mangiare. È passato un imprenditore di Martellago che ci ha portato un furgone pieno di pane per fare i tramezzini. Per cui... Adesso voi state preparando il pranzo e anche qui sono stati dei macellai della zona che vi hanno dato, insomma, il necessario. Esatto, dei macellai della zona ci hanno offerto il pollo. Per mantenere in piedi il presidio, i lavoratori si turnano secondo i reparti. Oggi tocca alla verniciatura, che si occupa anche di cucinare il pranzo. Abbiamo pensato bene di organizzare una grigliata per stare tutti insieme come turno, e visto le buone notizie che sono arrivate, credo che sia fondamentale. E alla temperanza dei lavoratori della Speed Line applaude anche il senatore veneziano del PD Andrea Ferrazzi, che però avverte: partita ancora non finita, bisogna continuare a presidiare. La decisione dell'amministratore delegato del gruppo svizzero Ronald di non chiudere più lo stabilimento della Speed Line di Santa Maria di Sala certamente è una bella notizia, tenendo anche conto il fatto che solo un mese fa il gruppo svizzero non si presentava nemmeno ai tavoli convocati. La riaccesa speranza per gli 800 dipendenti tra diretti nell'indotto della Speed Line di Santa Maria di Sala è naturalmente motivo di soddisfazione anche da parte del senatore veneziano del Partito Democratico Andrea Ferrazzi.
evidenzia, tra le altre cose, l'importante ricaduta locale, regionale e nazionale sul fronte del lavoro e del reddito generato e, con lo sguardo rivolto agli operai, sottolinea altresì la strategica e fondamentale mobilitazione attuata dagli stessi oramai da più di un mese. Ma certamente tutto questo è frutto della grande mobilitazione che c'è stata a livello trasversale, senza guardare divisioni, anzi creando un'unità davvero per la difesa del lavoro, dei lavoratori e lo sviluppo del territorio. Speedline come riferimento trasversale di quanti tra forze politiche, sociali, sindacali e di informazione abbiano a cuore soltanto una cosa: essere al fianco di chi difende, di chi lotta per il lavoro, per salvare insieme ad esso anche la dignità e i diritti sanciti dalla regina della nostra cultura e del nostro patrimonio repubblicano, la Costituzione, come evidenziato giusto pochi giorni fa anche dai vertici del giornalismo nazionale e regionale al presidio con i lavoratori. Naturalmente la partita non è finita, la partita non è vinta. Bisogna presidiare, bisogna continuare con l'attenzione istituzionale, sindacale e politica a difesa dei lavoratori, e su questo certamente ognuno di noi farà ancora la sua parte. E lunedì sarà il giorno, si spera, della svolta anche per le 300 famiglie dell'ex Alcoa con i dipendenti a casa da dopo Natale, cioè dal giorno dell'incendio dello scorso 27 dicembre. Lunedì prossimo, 10 gennaio, i 300 dipendenti della Slim Fusina Rolling di Porto Marghera, la ex Alcoa, sapranno se e quando riprenderà la produzione ferma dal 27 dicembre scorso, giorno cioè in cui si sviluppò l'incendio al cosiddetto sbozzatore, ovvero nei 30 metri posti sotto sequestro nei giorni successivi al rogo e fino a tutt'oggi. E ci teneva anche a sapere, insomma, il trattamento economico dei lavoratori, se l'azienda magari era disponibile, come già fatto in passato, ad anticipare eventuale cassa integrazione, e soprattutto per sapere e sperare che non siano a rischio, insomma, gli stipendi dei lavoratori. Incontro con le rappresentanze sindacali dell'RSU e vertici aziendali previsto a partire tra le 10.30 e le 11 del mattino. E siamo fermi finché non faranno il dissequestro dell'area. Questo non si sa, perché con le festività che ci sono state non abbiamo la possibilità di avere notizie di quando verrà fatto il dissequestro. Aspettiamo questa settimana. Insomma, lunedì prossimo si saprà qualcosa di più anche per le 300 famiglie dell'ex Alcoa, la cui situazione a produzione ferma e già in concordato preventivo desta più di qualche preoccupazione, e non soltanto per l'incognita commessa e di conseguenza relativi stipendi di gennaio con pagamento al prossimo 10 febbraio. I lavoratori sono tutti a casa attualmente fino a data da destinarsi, questo è il comunicato che ha mandato l'azienda a tutti i dipendenti. Quindi finché non c'è il dissequestro siamo tutti a casa. Da fonti non ufficiali, non confermate dai sindacati, sarebbero trapelate voci secondo cui l'azienda confida di ripartire subito con la produzione, almeno per i prossimi 15 giorni del mese, per poter avere la sufficiente liquidità al fine di poter garantire i previsti prossimi stipendi. Noi siamo fiduciosi e speranzosi che quanto prima possibile ci sia il dissequestro. Speriamo tutti una ripartenza rapida e veloce. Dopo l'epifania Omicron dilaga, complici le festività, siamo arrivati naturalmente a parlare dell'emergenza Covid nella nostra regione, che registra un nuovo record di positività, oltre 20.000 casi in 24 ore. Questi presupposti in vista della riapertura delle scuole, con il presidente Zaia che preme sul comitato tecnico scientifico per un parere appunto scientifico chiaro e definitivo. Saranno settimane problematiche, avverte l'assessore regionale Lanzarin. Oltre 20.000 casi nelle 24 ore, 21.056 per l'esattezza, con Verona e Treviso sopra i 4.000. Omicron corre in Veneto segnando al rientro dall'Epifania un nuovo record, complici feste in famiglia e veglioni. Il picco maggiore che abbiamo raggiunto da inizio pandemia, insomma, sappiamo che il numero dei positivi con questa variante Omicron è un numero in continua crescita, a parte i giorni festivi in cui c'è un calo fisiologico. Tutto sommato la parte ospedaliera continua a tenere.
avere. 209 i ricoveri in terapia intensiva, 1518 in area non critica. Questo significa, in termini di colorazione, che il Veneto rimane giallo, per quanto è difficile prevederlo. Al di là dei colori resta però il problema del tracciamento, definitivamente saltato. Ci aspettano delle settimane molto intense. Qual è il problema? Il problema è che con numeri così grandi tutta l'attività di contact tracing e di tracciamento diventa impossibile. Questo è il quadro a poco più di 24 ore dal rientro in classe per migliaia di ragazzi, con il presidente Zaia ritornato a chiedere anche in queste ore al CTS di esprimersi sulla scuola, o sarà, testuali parole, un calvario. Sullo sfondo il braccio di ferro a suon di ricorsi tra governo e regione Campania. Insomma, solo un parere scientifico, autorevole e definitivo potrebbe disinnescare la bomba. Il tema più che politico e pratico, un esempio su tutti. Noi sappiamo già che non saremo in grado di applicare i protocolli che sono previsti. Facciamo un esempio: con un caso positivo i ragazzi rimangono a scuola in autosorveglianza, ma dobbiamo fare un test al primo giorno al T0 e poi uno al quinto giorno. Oggi con questi numeri di positivi è pressoché impensabile, impossibile pensare di riuscire a farlo in tempo. E sulla scuola usa parole nette, guardando al dibattito sulla DAD, l'epidemiologo Massimo Guerriero: la chiusura tout court non ha senso, ben altra cosa se si accelerasse sui vaccini. Ora, tenere chiuse le scuole per non far nulla non serve a niente. Non servirebbe a nulla. Se invece, non so, mi dicessero teniamo chiuse le scuole per 3 settimane perché vogliamo vaccinare tutti gli studenti in tempo record, allora questa potrebbe essere una misura di rilievo. A causa della forte diffusione del contagio, i ricoveri continuano ad aumentare anche nel territorio dell'USL 3 Serenissima. Ieri i nuovi positivi sono stati 2.349 e hanno fatto salire a 20.514 il totale degli attualmente positivi nel veneziano. Tra i 173 pazienti Covid ricoverati a ieri negli ospedali dell'USL 3, 96 non sono vaccinati e solo 19 con la terza dose. In terapia intensiva i non vaccinati sono 19 su 26. Sul fronte tamponi continua ad aumentare anche il numero delle persone in coda ai Covid Point senza prenotazione. Solo ieri 2.122 a fronte di 1.324 prenotati. In una giornata tra Covid Point e farmacie sono stati effettuati 8.500 tamponi. Le vaccinazioni effettuate ieri sono state invece 6.299. Parliamo adesso dei rincari dell'energia elettrica. Quest'anno le imprese venete pagheranno quasi 4.000 miliardi in più proprio per l'energia elettrica, a dirlo uno studio della CGA di Mestre. Caro bollette, in questo 2022 rispetto al 2019 ammonta quasi 4 miliardi di euro l'extra costo che le imprese venete saranno costrette a sostenere a causa dell'aumento del prezzo delle tariffe elettriche. A dirlo l'ufficio studi della CGA di Mestre, che traccia un panorama di quanto già si sta profilando. Diverse infatti le aziende che preferiranno chiudere, seppur temporaneamente, anche ricorrendo alla cassa integrazione, per avere di riflesso una riduzione dei costi da sostenere. Se nei prossimi giorni anche le imprese venete dovessero fermare la produzione, avrebbero minori perdite di bilancio che mantenendo accesi gli impianti. Servono interventi immediati in tutti i settori di impresa, dalla metallurgia con le sue acciaierie, fonderie e ferriere al commercio, quindi cinema, teatri, parrucchieri, estetisti, alimentari, alberghi, bar, ristoranti, trasporto, logistica e chimica, solo per citarne alcuni. Perché ogni rincaro in bolletta si traduce all'atto pratico anche nel rincaro dei prodotti, per permettere a imprese e commercianti di poter continuare a tenere aperte le attività e a fornire a noi utenti i servizi, anche quelli essenziali. Va assolutamente scongiurata questa ipotesi, altrimenti rischiamo di compromettere la ripresa economica e di vedere aumentare considerevolmente il numero dei disoccupati. Voltiamo pagina. Daniel, 11 anni, non cammina dalla nascita a causa di una grave malattia. L'ULS4 a ridosso del Natale gli ha fornito un dispositivo elettrico per uscire di casa in autonomia. Gli si è aperto un nuovo mondo, è uscito da solo con gli amici. Da quando lo utilizza ha realizzato un sogno, è più autonomo. A dirlo sono Katia Scandamburlo e Fabrizio Gelsomini, genitori di Daniel impossibilitato, come detto, a deambulare. L'autonomia del piccolo Daniel, grazie
grazie al nuovo ausilio a disposizione, ausilio che si aggancia alla sedia a rotelle tramite l'utilizzo di una batteria e di un motore elettrico. A 12 anni è stato nominato alfiere della Repubblica dal capo dello Stato Mattarella per l'aiuto che presta al papà malato di Alzheimer precoce. Mattia di Concordia Sagittaria è stato ospite del nostro telegiornale insieme alla sua mamma. Mi sono preso cura di lui perché mi sembrava giusto, perché quelle cose che lui avrebbe fatto per me se fosse stato bene, io adesso avrei dovuto farle per lui. Mattia Piccoli ha 12 anni ed è già alfiere della Repubblica Italiana, un riconoscimento conferito dal presidente Mattarella in persona per l'aiuto che ha offerto e continua ad offrire al papà Paolo, al quale i sintomi di Alzheimer precoce cominciarono a manifestarsi all'età di 40 anni. Ci raccontiamo un po' come va la giornata, lui dice sempre che ci vuole bene, che vorrebbe essere a casa con noi e fa male vederlo lì, però... Mattia è apparso in diretta nel nostro notiziario assieme alla mamma Michela, che ha raccontato come ha aiutato i due figli a convivere e ad accettare la malattia del papà. Li ho presi un po' per mano, e uno in un modo, uno in un altro, ovviamente perché avendo età differenti ho iniziato un po' a raccontare di cosa soffriva il papà, che c'erano queste problematiche, ma che nonostante tutto il papà, anche se non stava bene, non gli avrebbe sempre voluto lo stesso identico bene di prima. Nel 2019 Paolo, che ora è ospite di una struttura residenziale, era intervenuto ai nostri microfoni per raccontare la sua storia, le sue paure. Mi dispiace per i miei bambini che non riesco più a gestire con affetti, con cose che mi vengono ogni giorno. E ho sempre paura comunque di non essere a livello, a stare vivo. Io spero che questa rinnovata notorietà possa portare a riconoscimento innanzitutto alla figura del caregiver che si occupa delle persone malate, che a volte è chiuso nel suo guscio e non sa neanche come fare per chiedere aiuto. Quindi mi auguro che le istituzioni possano veramente pensare di dare il giusto sostegno a questa figura e soprattutto che la malattia neurodegenerativa, neurologica, venga equiparata alle altre malattie. 26 bar manager dell'uso si sono dati appuntamento a ridosso delle festività natalizie per una settimana di grandi sfide tra cocktail intriganti e sapori decisamente nuovi. Le feste, si sa, sono occasione anche di brindisi e auguri. Da Venezia un brindisi speciale a questo 2022 è arrivato dai 26 bar manager dell'uso e degli hotel 5 stelle, che per una settimana si sono dati appuntamento proprio in laguna per preparare il brindisi più affascinante. Andiamo a cercare di carpire qualche loro segreto. Ci arrivò in mente subito un'idea di poter riuscire a creare un drink che è il nostro signature, che si chiama Salegroni, con una combinazione e anche ovviamente una opportunità che ci ha dato la Cocktail Week di poter far crescere ancora di più il Venezia e comunque dedicare il nostro drink a Venezia con i vari prodotti del territorio. Il format Cocktail Week è nato a Londra nel 2008 ed è stata Paola Mencarelli nel 2016 a portarlo in Italia, nella sua Firenze. Ora approda per la prima volta a Venezia per una grande sfida che ha avuto un grande successo. Il cocktail che appunto ho preparato in occasione della Venice Cocktail Week è un cocktail che riflette il territorio. Tant'è vero che ho usato dei prodotti molto locali, tipo il Select e il Gin dei Sospiri. Vogliamo appunto portare a Venezia una mixologia tendenzialmente rinnovata, classica e nello stesso tempo accattivante. E allora cin cin a questo inizio 2022. In chiusura vi lascio alla nostra rubrica dedicata ai vostri presepi. Questa sera vi mostriamo la creazione di Veglianardo e dei figli di Campo Nogara. Vi lascio dunque queste immagini, io intanto vi saluto e vi ringrazio per averci seguito. Arrivederci. So this is Christmas.
Approfitta dell'eco bonus 50% e sostituisci i tuoi serramenti. Soluzioni SRL a San Donà di Piave. Contattaci per un preventivo gratuito. Benvenuti al meteo. Perturbazione fredda in arrivo sull'Italia, ma il nostro territorio verrà risparmiato da tale circolazione instabile. Vediamo il dettaglio di domenica 9 gennaio. Sul Veneto cielo grigio e nuvoloso sin dal mattino, tuttavia nelle ore pomeridiane non si escludono anche delle schiarite soleggiate, ma saranno possibili anche occasionali piovaschi, specie sulle zone più centro-meridionali della nostra regione. Temperature stazionarie, minime ancora sotto zero, massime comprese invece tra 1 e 4 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo poche novità. Anche qui, come vediamo, molte nubi un po' dappertutto. La giornata risulterà piuttosto uggiosa, ma in genere senza piogge. Temperature minime tra meno 5 e 1 grado, massime sui 3-5 gradi. Infine, diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà possibile qualche parentesi maggiormente soleggiata, neve a bassa quota sui confini alpini. Temperature minime intorno a meno 2, meno 1 grado, massime sui 4 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Approfitta dell'eco bonus 50% e sostituisci i tuoi serramenti. Soluzioni SRL a San Donà di Piave. Contattaci per un preventivo gratuito.